Purtroppo ciò che si riesce a percepire della nostra vita non è che una minima parte della realtà. Dietro il mondo visibile vi è un mondo invisibile che si nasconde ai nostri sensi e al pensiero legato ad essi. L'uomo, sviluppando certe facoltà che dormono in lui, può penetrare in questo luogo nascosto. Lo spirito dell'uomo è troppo grande perché lo si possa confinare in uno spazio ed in un tempo così ristretto come quella che un corpo fisico vive tra la nascita e la morte. La nostra esistenza è apparentemente fragile se la consideriamo in rapporto alle nostre azioni. In rapporto allo spirito, invece, è immensamente forte e indissolubile. Essa passa in un soffio, ma non è soltanto una misera scintilla tra la vita e la morte, bensì un vivido fuoco destinato ad ardere per l'eternità. Fragile cosa è la nostra esistenza, considerata sul teatro delle nostre azioni, immensamente forte ed indissolubile, invece nei rapporti dello spirito. La verità poggia in miracoloso equilibrio sulla linea retta che corre fra due punti perfettamente definiti, l'esistenza e l'eternità. Prova di prova della inconsumabilità di Dio. Per quanto mi riguarda, io non sono affatto stato dotato naturalmente, in modo speciale, di facoltà che mi differenziano dagli altri uomini. Ciò che v'è in me lo possiedono tutti, ma a me e a coloro che si mettono con fiducia assoluta per questa strada è dato di giungere alla conoscenza di quell'equilibrio perfetto che governa l'universo, l'amor che muove il sole e le altre stelle. E il primo gradino della scala a percorrere è l'ultimo, sono sullo stesso piano. Parole che sembrano assurde se ci ostiniamo a ragionare con l'intelligenza utile per vivere con i mezzi consentiti in questa dimensione, che è quella dell'Homo sapiens, il quale scopre l'energia atomica ma poi ignora la carità. E da quanti mi chiedono di rivelare il mezzo col quale si manifestano tanti stupefacenti fenomeni, rispondo che la mia forza sta nel tenere i piedi ben saldi sulla terra. Ammettere e conoscere la realtà predispone a possibilità le più insperate, le più incredibili, avendo qualsiasi realtà infiniti risvolti. Dio non ha giocato a dadi. In tutto l'universo c'è ordine. Nulla è abbandonato al caso. Figuriamoci se il pensiero dell'uomo non segue regole prestabilite. Con la nostra mente noi possiamo fare cose impensabili, ma la nostra mente per giungere a ciò deve essere educata. Non possiamo pensare di giungere a vedere senza una dovuta iniziazione. Trovare il punto d'incontro fra la materia e lo spirito, dove il secondo giunga a condizionare la prima e a disporne a fini solamente ed altamente pacifici. Se ci abituiamo a considerare tutto ciò di cui siamo autori o spettatori sotto un'angolazione squisitamente spirituale, scopriamo in noi e in quanto ci circonda la nostra vera natura, quella divina, e per questa via possiamo e dobbiamo identificarci in tutte le infinite possibilità della creazione. Cerca in te stesso ed avrai la chiave dei più grandi enigmi. Troverai la virtù sbocciare tra i vizi ed un raggio d'amore risorgere sempre tra le più squallide rovine. Bisogna imparare a cambiare le onde del nostro cervello. Questo mutamento rende possibile udire suoni che altri non odono, vedere luoghi che altri non percepiscono,